Benvenuti a tutti Logistics ed Analytics Italia. Nel video di oggi ci occuperemo di una serie di grafici che sono un pochino particolari, vengono definiti a piramide o a specchio. Noi lo facciamo con LibreOffice Calc, ma abbiamo visto delle guide in YouTube e si possono fare ovviamente anche con Microsoft Excel, quindi l'argomento è di sicuro interesse. Ah, noi stavamo, girando per il sito di Tutt'Italia, www.tuttitalia.it, che è un sito in cui ci sono un sacco di statistiche sulla nostra nazione, e abbiamo incontrato questo grafico della popolazione. Viene chiamato a specchio o a piramide. Vedete, a sinistra e a destra c'è l'età e dopo c'è maschi e femmine. Praticamente il valore dei maschi è a sinistra non perché sia negativo, ma semplicemente perché questi due grafici giustapposti fanno capire quali sono le fasce di età e qual è la distribuzione all'interno della nostra popolazione. Allora, abbiamo provato a farlo con LibreOffice Calc, abbiamo avuto dei problemi. Allora, vediamolo subito. Noi abbiamo riportato questa, la tabella praticamente che c'è in questo sito all'interno del nostro foglio di calcolo, semplicemente con la fascia d'età maschi e femmine. Proviamo a fare il grafico e vediamo perché è un pochino difficile da fare. Abbiamo creato la linguetta grafico, andiamo in grafico, mettiamo per esempio l'input focus sulla prima cella, poi andiamo nel menu inserisci, facciamo grafico. E ovviamente scegliamo il grafico a barre orizzontali perché avete visto che praticamente questi grafici a specchio hanno delle barre orizzontali. Andiamo avanti, successivo. Ci chiede qual è la serie di dati. Quindi noi clicchiamo questo pulsante che dice seleziona l'area di dati e andiamo nella linguetta dove c'è la serie di dati. Con il mouse manteniamo premuto, scendiamo e selezioniamo tutta la serie di dati. Appena lasciamo il mouse, rientriamo nella finestra del grafico. Facciamo successivo, facciamo al volo perché tanto così abbiamo capito che non viene. E facciamo fine. Vedete che cosa fa? Praticamente non ce li affianca in questa maniera, ce li mette uno vicino all'altro. Poi abbiamo visto una serie di opzioni. Se noi andavamo, per esempio, doppio clicchiamo qui, bisogna stare attenti perché c'è una differenza fra doppio cliccare una serie di entità e doppio cliccare in altre. Per esempio, se io clicco fuori, vedete? E poi riclicco dentro, quello che ho selezionato è tutta praticamente la cornice del grafico. Se io faccio tasto destro, a tutti gli effetti, vedete, viene una serie di menu differenti. Io faccio modifica, compaiono i menu qua. Se io invece doppio clicco, entro nel grafico e vedete che c'è tutta un'altra serie di opzioni. Noi abbiamo cercato delle opzioni, la cosa più vicina che abbiamo trovato è per esempio quando facciamo così, quando diventano blu queste manigliette, facciamo tasto destro. La cosa più vicina che abbiamo trovato è direzione inversa. Pensavamo che si potesse invertire, vedete? E per esempio potevamo mettere a fianco queste cose, ma noi in pratica con direzione inversa ce le inverte tutte e due ed ecco che non riusciamo a farlo. Allora facciamo così, lasciamo perdere questo tentativo perché non ci viene, quindi lo selezioniamo e lo cancelliamo. Il secondo tentativo che abbiamo fatto è, per esempio, siccome i maschi devono stare a sinistra, allora abbiamo moltiplicato semplicemente per meno 1, vedete la cella D2 per meno 1, e abbiamo reso negativo il valore per capire che cosa sarebbe successo. Allora riproviamo con questa seconda tabella in cui i maschi sono moltiplicati per meno 1 per poter mettere quella serie di dati a sinistra. Allora andiamo sempre in inserisci, grafico. Scegliamo sempre le barre orizzontali, facciamo successivo. Con il tastino gli diciamo adesso che la serie di dati è quella in cui diciamo le indicazioni dei maschi sono state moltiplicate per meno 1. Con il mouse premiamo, manteniamo premuto, andiamo giù, selezioniamo e andiamo sempre avanti velocemente perché tanto facciamo per prova, ma non è questo quello che ci serve. D'accordo, togliamo la leggenda e facciamo fine. Vedete che ci stava venendo simile a questo, perché vedete abbiamo i maschi a sinistra e le femmine a destra, però i due dati non sono giustapposti. Noi poi abbiamo provato a cercare, per esempio, se noi clicchiamo qua, un attimo che bisogna sempre tentare di selezionare qual è, per esempio, non su formatta parete, vedete c'è i bordi, l'aria, la trasparenza. Dobbiamo tentare sempre di selezionare questi elementi correttamente perché non è facilissimo. Ecco, adesso quando ci sono le maniglie, le manigliette blu, se noi facciamo per esempio il tasto destro qui e diciamo posizione e dimensione, vediamo, non è questo qua, ogni tanto lo ritroviamo, ogni tanto no. Formatta serie di dati, vedete? Noi in questo menu qua trovavamo mostra le barre affiancate in formatta e pensavamo abbiamo detto accidenti, l'abbiamo trovata, è questo qua. Però
Noi lo clicchiamo, questa è barra affiancata e non è quello, non sappiamo neanche che cosa faccia. Quindi neanche questo tentativo è riuscito, cioè neanche mettendo per esempio i maschi, moltiplicandoli per meno 1, siamo riusciti perché ci vengono a sinistra, ma non ci affianca praticamente le due serie di dati facendo appunto la piramide o la posta a specchio. Allora anche questo tentativo noi l'abbiamo selezionato e cestinato e ricominciamo da capo. Che cosa abbiamo detto? Senti, alla fine facciamo due tabelle e facciamo due grafici, d'accordo? Facciamo i maschi e le femmine. Allora ricominciamo, facciamo grafico, inserisci grafico e andiamo sempre nella serie di barre orizzontali. Successivo gli diciamo questa volta andiamo nel tab tabella divisa e facciamo soltanto prima quello dei maschi, dopo faremo quello delle femmine. Lasciamo, rientriamo qua, successivo gli diciamo di toglierci la tabella così dopo le possiamo unire, togliamo l'asse Y, facciamo ok e vedete che ci viene questo grafico. A questo punto noi tentiamo di fare, per esempio, tasto destro, formatta serie di dati, e vediamo che c'è un'opzione che questo ci interessa, vediamo se c'è, se la ritroviamo, che è quello di invertire i dati. Vediamo, mostra le barre affiancate e non ci viene. Allora, facciamo così, tentiamo di ridoppio cliccare, perché questi li dobbiamo mettere a sinistra. Allora, facciamo così, tasto destro, formatta asse, quando le manigliette sono blu. Vedete, se noi andiamo su scala, c'è cioè direzione inversa. Allora, le manigliette blu facciamo formatta asse, direzione inversa, e questa volta vedete che i maschi ci vengono a sinistra e ci va bene? Facciamo sempre, tentiamo quando le manigliette sono blu, tasto destro, elimina asse, gli togliamo questa scala. Qui, sempre quando le manigliette sono blu, tasto destro, elimina asse. È un po' complicato, devo dire, questo strumento dei grafici. E adesso che facciamo noi? Abbiamo i maschi che vanno a sinistra, ci siamo quasi. Lo prendiamo e lo rimpiccioliamo, d'accordo? E lo spostiamo da una parte. Allora possiamo fare tasto destro, posizione, dimensione, diamogli un numero, vediamo 752 per 423. Ricordiamoci questa cosa qua, 752 per 423. Adesso quello che dobbiamo fare, lo mettiamo più a sinistra possibile, d'accordo? 752 per 423. Noi facciamo nuovamente inserisci grafico e ci mettiamo quello delle femmine, inserisci grafico. Con il tasto qui diciamo le barre orizzontali, successivo, gli indichiamo questa volta nella tabella divisa la parte delle donne, sempre con il mouse, tengo premuto, poi mantengo premuto, non appena lascio rientro nel pannello dei grafici, faccio successivo, gli togliamo la leggenda, gli togliamo gli assi che non ci servono, vedete fine, ed ecco noi ci stiamo rendendo conto che ci stiamo un pochino avvicinando, no? Perché se noi adesso lo rimpiccioliamo e lo spostiamo, vedete che quasi ci sono. La clicco qua tentando in una maniera un po' difficile, non capiamo perché sia così difficile, di far venire queste manigliette blu, tasto destro, diciamo elimina asse. Anche qui ancora voglio le manigliette blu, tasto destro, elimina asse per togliere le scritte. Ricordiamoci qual era la dimensione di questo grafico dei maschi, perché chi se lo ricorda, dopo che ho parlato un pochino, 752 per 4,23. Allora, selezioniamo questo, abbiamo le manigliette grigie questa volta, posizione di dimensione, facciamo 7,52, perché così precisi? Perché adesso li dobbiamo affiancare, d'accordo? Per 4,23, quindi deve essere un pochino preciso al millimetro. Ok, adesso con le freccine proprio della tastiera noi le affianchiamo e ci siamo avvicinati, vedete, ad avere questo tipo di grafici qua. Più di così non siamo riusciti sinceramente a fare, noi ci abbiamo provato in tutte le maniere, ma pare che questo strumento forse non ci sia, non capiamo bene perché. Quello che si può fare poi a un certo punto, se uno non so, rivuole la leggenda, quello che può fare è fare un terzo grafico. Vabbè, qui ci possiamo scrivere, no? Per nostra convenienza ci scriviamo maschi, no? E qui ci scriviamo femmine, senza stare a ragionare troppo con le opzioni delle etichette dei grafici che sono veramente dietrologiche. Allora facciamo inserisci un'altra volta grafico e diciamo sempre a barre, noi vogliamo soltanto la leggenda, facciamo successivo, andiamo qua, andiamo, possiamo prendere anche questa qua, la tabella unita, facciamo così giusto perché ci serve la leggenda dell'età, facciamo successivo, togliamo gli assi e facciamo fine, e ecco la tabella. Questo qua adesso noi lo rimpiccioliamo un pochino
Prendiamo, se riusciamo ad entrare, se ci fa entrare, doppio clic. Oh, prendiamo la tabellina della leggenda, la mettiamo a sinistra e prendiamo invece il grafico, lo mettiamo più a destra possibile. È un pochino difficile gestire questi grafici, devo dire. Poi prendiamo e lo riduciamo, no? E questo noi lo mettiamo qua così, per dire soltanto per avere la tabellina, d'accordo? Questo ci serve soltanto per avere la tabella. È un piccolo trucco, praticamente noi abbiamo fatto tre grafici per avere quella piramide, quella specchio, per avere la tabella. Vediamo come viene. È un po' una mezza schifezza perché diciamo che la tabella della leggenda ci va troppo in giù. Comunque noi in questa maniera qua siamo riusciti un pochino a simulare i grafici a piramide a specchio che vengono fatti in questo sito. In altre maniere non ci siamo riusciti. Se c'è in realtà una maniera più convenzionale di farlo, ce lo potete comunicare. Il video finisce qui. Grazie a tutti per averlo visto fino alla fine. Al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.